Claudio Lodito e Massimo Ferrero sono i più furbi di tutti. Allora, stamattina stavo leggendo un articolo di Criscitiello, ok, va bene, il giornalista non è tanto apprezzato, però io sinceramente me ne frego. Se dovessi guardare il giornalista, allora non guarderei tipo l'80% degli articoli che esce in Italia, perché vabbè, lasciamo perdere questi discorsi. Comunque leggevo un articolo. Allora, questione seconde squadre. Si sa che in questo periodo le seconde squadre sono una questione abbastanza parlata e da quel che ho capito, comunque, per poter permettere un'eventuale iscrizione alla seconda squadra, che come ben sapete si parla comunque della primavera di ogni squadra di Serie A, bisogna pagare 1.200.000 euro. Cosa succede? Poche squadre sono pronte a pagare una cifra così. C'è la Juventus, c'è il Milan, che sarebbero, diciamo, disposte a pagare per avere una seconda squadra in Serie C, sviluppare i propri giovani. C'è anche l'Atalanta, che però vuole vedere se può schierare tutti i suoi stranieri che ha in rosa. C'è l'Inter, anche se un pochino più defilata, il Torino, la Fiorentina. L'Udinese non vorrebbe pagare 1.200.000, perché figuriamoci, Pozzo, Sontiri, come non so cosa. E poi ci sono la Lazio e la Sampdoria. Cosa dice Criscitiello in questo articolo? Che la Sampdoria, come comunque, io sono 2-3 anni che vedo che la Sampdoria vuole acquistare una squadra che faccia da seconda base. La Lazio ce l'ha già, è la Salernitana. E sembra che, però, la Salernitana ovviamente è in Serie B. Se Claudio Lotito dovesse acquistare una terza squadra, sarebbe da mettere in Serie C. Stessa cosa come per quanto riguarda la Sampdoria, che acquisterebbe una seconda squadra delle zone limitrofe a Genova, e l'acquisterebbe, e da questa rosa pagherebbe di meno l'iscrizione alla Serie C, ovviamente, per quanto riguarda le squadre vere e proprie, e con questi soldi diciamo che avrebbe l'opportunità di avere di proprietà una seconda azienda calcistica e di poter sviluppare i propri giovani in prestito secco a questa società. È la cosa più furba che si possa fare. Io vi giuro, a ciò non ci avevo pensato, anche se era una cosa abbastanza ovvia. Poi quando ci ho pensato era una cosa abbastanza ovvia. Secondo me, Lotito e Ferrero sono dei personaggi abbastanza discutibili, sono dei personaggi che hanno dei comportamenti un po' non consoni al loro ruolo, ma per quanto riguarda il ricoprirsi di collaboratori tecnici ottimi e per quanto riguarda comunque le scelte societarie, sono due personaggi che fanno, non dico il bene del calcio, ma quasi, fanno il bene delle loro società, ci lavorano bene, stanno aggirando il sistema. Questo garantirebbe comunque uno sviluppo lo stesso dei giovani, però pagando una percentuale minore a quello che vorresti pagare. Ora, in questo momento, in Serie C, sinceramente, di squadre liguri ci sono soltanto la Virtus Entella e l'Albissola, se non mi sbaglio. Altre squadre liguri non ci dovrebbero essere. Quindi io credo, che la Sampdoria potrà acquistare, non credo la Virtus Entella, perché c'è Gozzi alla presidenza, che è un uomo abbastanza ricco, anche se ha ottimi rapporti con Ferrero, oppure l'Albissola, che credo che sia la città più predisposta all'acquisto per quanto riguarda Massimo Ferrero. Non è proprio il discorso, non è proprio così, perché poi alla fine, se andate a vedere, passano aerei per di qua, state a vedere, io negli ultimi anni ho visto che Ferrero voleva acquistare il Lecce, per esempio. Lecce che non ha mai trovato, diciamo, una risposta positiva a ciò. Però comunque Ferrero si è mosso per acquistare una seconda squadra, così come Claudio Lotito. Secondo me, io fossi Ferrero, iscriverei la seconda squadra. Il problema sapete qual è? Che uno potrebbe anche spendere 1.200.000 euro per iscrivere la propria squadra. Il problema è che nella graduatoria la Sampdoria sta al decimo posto. Addirittura c'è il Genoa davanti alla Sampdoria, anche il Sassuolo e la Lazio. La Sampdoria sta un po' più indietro a queste società, quindi verrebbe un po' difficile iscriversi, dovresti avere un bel culo. Quindi praticamente la Sampdoria si vuole parare il cosiddetto fondo schiena
comprando una seconda squadra, e questa è la cosa più furba che bisogna fare. Io vedo tanta gente che sta screditando le seconde squadre e sta facendo di tutto per non buttarle in Serie C, ma secondo me è una rivoluzione che andava fatta, è una rivoluzione che porterà soltanto, e dico soltanto, delle buone cose alla Serie A. Ragazzi, preparatevi, perché la Serie A sta per avere la più grande rivoluzione che si sia mai fatta negli ultimi 100 anni. Un po' viene dal governo che si è instaurato adesso, perché sembra che la flat tax che vuole fare Salvini influirà tanto sulla Serie A, e questa rivoluzione che ci si sta avendo all'interno della FIGC dopo la fuoriuscita dell'Italia dalle qualificazioni per il Mondiale sta portando dei cambiamenti ampi all'interno della società calcistica italiana.